vi regalo perché siete veramente troppo troppo bravi. Bene, io no, ma non merito questo vostro applauso. Vorrei proseguire per salutare il mio cardiologo che è nell'atrio. Questa è una buttata, questa è una buttata che mi ha detto Bobby Solo, falla che viene giù la sala, vabbè. Bobby Solo si sa che è un grande artista, tra l'altro deve molto del suo successo al suo fornitore di cotone per la patta. Bene. Prego? Perché lei lo conosce Bobby Solo. E c'è rimasta male, signora. Lei è abituata. Insomma, lei è una signora esigente, diciamo che quando si trova di fronte a delle piccolezze così si perde. Bene, ma andiamo avanti, se un bel applauso alla signorina, così effervescente. Tra l'altro tante belle signorine in sala, tanti bei giovanotti, so che adesso va di moda la palestra, qualche mese che va di moda la palestra. E vedo questi giovanotti che ore e ore su e giù dal quadro svedese. Bene, andiamo avanti, salutiamo gli sponsor che sono la cartoleria Non Solo Righe, lo studio legale Non Solo Beghe e la falegnameria Non Solo... Bene, purtroppo questa sera, io ecco, vi prego di tenervi stretti ai divanetti leopardati, state tranquilli. Tra l'altro vedo in prima fila una signora, lei secondo me è il frutto del lavoro della dottoressa Tirone, sicuramente, perché è di una bellezza, guardi, è talmente bella che stento a riconoscerla, veramente. Quindi, no, sto scherzando naturalmente, è leggiadrissima, questa signora è leggiadrissima, più del cavallo bianco della Vidal. Bene. Dunque, tra l'altro, non so se posso dirlo Liliana, che è stata Miss Linoleum nel 78, Miss Pancera Bagnata nel 79 e poi è stata Miss Piazza San Marco alla Mini Italia. Bene, io credo che abbiate ricevuto tutti quanti il ciclostile col programma del Mille Bolle Blu, l'avete sicuramente, dove potrete vedere che spicca in Bella Vista un grande appuntamento, domani sera al Mille Bolle Blu abbiamo la cena dei medici ortopedici, ospite Polanca. Questa è una buttata, così. Bene, allora, attenzione, parte il Festival delle Orchestre, abbiamo la prima eliminatoria. Avremo Rolando e i suoi tupè con Cosa ti sei messo in testa, Ilona e i suoi staller con Fallo per me, scusate, ho avuto un così come... Poi abbiamo anche Rocco e i suoi Siffredi con Quando è troppo, ma ne parleremo dopo. Bene, adesso io voglio fare un gioco per voi, perché adesso ci contendiamo, pensate, un coprivolante in pelo per la Fiat Ritmo. Il primo che indovina questa sigla televisiva si aggiudica il coprivolante in pelo. Io ti vedo gli occhi brillare perché hai la Fiat Ritmo, vero? Diesel. Bene, no, io ho la 112, ma cioè, voglio dire, non è che me la voglio tirare. Bene, andiamo con il primo brano. Ha indovinato il signore, fermi. Che cosa? Derrick, la sigla di Derrick. Si aggiudica un coprivolante in pelo per la Fiat Ritmo. Bene, andiamo col prossimo brano. Il prossimo brano invece il vincitore si aggiudica un Commodore 64. Andiamo e vediamo. Andiamo con la prossima. Luca, scusa, se non bevi il Bianco Sarti. Attenzione, ma io sento un fermento, ma non vi siete mai divertiti così, dite la verità. Dite la verità. Bene, quindi, Casa Venello, facciamolo risentire. Ma che bella, Bene, un saluto a Sandra e Raimondo. Bene. Che ci ascoltano da due grandi. Allora, cosa regalavo alla signora? Il Commodore 64. Bene, così non lo so cosa si faccia col Commodore 64, però anzi mio nipote mi dice, se volete scrivere a Mille Bolle Blu, scrivete Mille Bolle Blu Girella Libero It, scrivete.
Bene, ma adesso, signore, adesso è un momento veramente importante. No, abbiamo il momento delle dediche, scusate. Che ho dimenticato gli occhiali, ma c'è qua. Prego. Ci davamo il tu? Ecco, abbiamo le dediche perché arrivano un sacco di cartoline postali. Non so. Queste sono le altre orchestre che abbiamo in lista, che sono i pessimisti con Figurate si applaudono, Lella e Candelabri con L'amore c'era, i Prolissi con Nonostante tu sia poco affidabile voglio darti un'altra possibilità ma sappi che è l'ultima. Ma siete bellissimi, fatevi un applauso da soli perché siete un pubblico stupendo. Allora, abbiamo le dediche, questo da un anonimo a un'anonima. Ti ho vista all'accettazione del Fate Bene Fratelli e da allora non vivo più. Ecco, è molto acuta la signora, pensate che lei tutte le sere a Mille Bolle Blu si occupa del guardaroba. Bene, andiamo avanti. Allora, dunque, dall'infermiera della medicina generale del San Paolo al primario non faccia il pappagallo. Questa è una cazzata. Bene, dov'è quell'altro? Non lo trovo più. Ah, ecco, da Gianni a Elda. Non so se ti ricordi di me, ti ho incontrata alla fermata del 15, quando ti eri confusa e pensavi fosse la 60, mentre io insistevo che eravamo al capolinea del 18, vabbè, lascia stare. Bene. Questa potevo anche evitarla, ma attenzione, il Mille Bolle Blu è questo locale dove succedono molte cose. Questa sera, direttamente dal Mille Bolle Blu, ha voluto venirci a trovare la signora Anna Rita, che pensate, proprio questa sera, proprio oggi, compie 104 anni. Incredibile. Io farei un applauso, se voi siete d'accordo. No, aspetta, un secondo. Allora, quindi se vogliamo festeggiarla tutti insieme, lei è qua dietro, abbiamo preparato una torta con le candeline, se cantiamo tutti insieme tanti auguri a te, io la vado a prendere e poi la festeggiamo tutti insieme. Prego. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti giorni felici. Io l'avevo detto, facciamola alle 9 questa cosa, sarebbe stata una festa bellissima, ma la vita continua, ci vediamo al Mille Blu domani sera, grande tombolata, primo premio, 104 candeline usate, pochissimo. Bene, allora andiamo avanti, siete un pubblico meraviglioso, io voglio salutarvi con quella che è la sigla, che dall'inizio è Ernesto Fumagalli Show, con quale vogliamo cominciare questa serata, io umilmente ve la porgo, sperando che sia di vostro gradimento, prego. Esageriamo col Bianco Sarti in regia. No, ripeti perché non ti seguivo. Cioè, è bello sapere di avere un tecnico. Allora, c'è il tasto play, non schiacciare il rosso, se no cancelli, ci registri sopra. No, era la canzone finale, Ernesto Fumagalli. Unico, un po' di effetto, grazie, un po' romantico, come me non ce n'è più. Sono un tipo che ti sa conquistare, sono un grande seduttore. Musica, ma non senti che musica, solo al Mille Bolle Blu. Possiamo alzare un po' la base, grazie. Del valzer sono re, il fuma del foxtrot, divertimento a profusione. Vivere, ma che gioia di vivere.
vivere, che questa sera troverai insieme a noi, che siamo giovani perché la vita fa sorridere. Questo è il mio varietà, senza volgarità, se si fraintende io mi inalterò. Ti facciamo compagnia, siamo una garanzia, Ernesto Fumagalli Show. Grazie per essere venuti questa sera, siete un pubblico meraviglioso, il miglior pubblico che un presentatore possa desiderare, lo giuro su Daniele Pionfi. Vi chiedo una cosa, i bambini li guardano tutti, gli anziani no. Vi chiedo solamente una cosa, questa sera tornando a casa, chi avesse la fortuna di trovare i propri nonni, dia loro una carezza. E dica che è la carezza di Ernesto Fumagalli. Vivere, ma che gioia di vivere, che questa sera troverai insieme a noi, che siamo giovani perché la vita fa sorridere. 1, 2, 3, 4, questo è il mio varietà, senza volgarità, balla un po', e non accende io mi alberò. Ti facciamo compagnia, siamo una garanzia, Ernesto Fumagalli Show, Ernesto Fumagalli Show, Ernesto Fumagalli Show. Grazie. Siete un pubblico meraviglioso, poi questo entusiasmo veramente mi dà la voglia di andare avanti e mi dà un senso nella vita. Bene, adesso cominciamo questo spettacolo che abbiamo 740 comici, quindi partiamo. Chi per la prima volta è presente alla Fabbrichetta del Comico, devo dire? In due, basta?